Physical Problem numero 7, pagina 14, solenoide, di cui conosciamo tutte le caratteristiche geometriche, è percorso da una corrente iniziale di questo valore che poi si riduce a un valore più basso in un tempo di 0,60 secondi, quanto vale la FEM media autoindotta. Questo è il solenoide e il campo B che genera al suo interno. La corrente che si riduce da 1,10 A a 0,48 A in 0,60 secondi, la variazione di corrente è negativa, valore finale meno valore iniziale, e vale meno 0,62 A. Sappiamo che il flusso autoindotto, flusso magnetico autoindotto attraverso il solenoide, come sempre si calcola dal prodotto scalare del campo B per l'area del circuito, che per i solenoidi è sempre n volte l'area di una spira. Questo prodotto scalare naturalmente significa moltiplicare i moduli dei due vettori BNS per il coseno dell'angolo tra il vettore B e il vettore superficie delle spire, ma per i solenoidi questo angolo è sempre 0, perché i vettori superficie sono orientati verso destra come il campo B. Quindi il flusso autoindotto è semplicemente il campo B per il numero delle spire per l'area di ciascuna spira. Il campo B generato da un solenoide sappiamo che vale μ0 per la densità lineare di spire per I, la corrente che ci passa, e la densità lineare di spire è il numero di spire per diviso la lunghezza del solenoide. E dobbiamo moltiplicare per ns. Alla fine abbiamo questa espressione, che è il coefficiente di autoinduzione o induttanza del solenoide per la corrente elettrica. Facciamo notare n al quadrato. Compare n al quadrato perché per due motivi, per due effetti che si sommano. Il primo è che un solenoide avendo n spire, a differenza di una spira singola, produce un campo B che è n volte più intenso. Immaginiamo per esempio questo solenoide che ha 300 spire, allora il campo B che genera è 300 volte più intenso di quello di una spira sola. Ma c'è anche l'altro effetto, che non solo genera un campo più intenso, ma lo sente anche 300 volte di più. Infatti ha un'area, il solenoide, che è moltiplicata per 300 volte l'area di una spira sola. Quindi non solo genera un campo 300 volte più forte, ma lo sente anche 300 volte di più, perché ha 300 spire attraverso le quali questo campo passa. Quindi questi due effetti messi insieme rendono il coefficiente di autoinduzione di un solenoide pari a 9.000 volte, 300 per 300, 9.000 volte più grande di quello di una spira sola. Dunque il flusso magnetico autoindotto vale L per I, è direttamente proporzionale alla causa, cioè la corrente elettrica, e il valore dell'induttanza di un solenoide si calcola con questa formula che abbiamo appena ricavato, e sostituendo i valori, dal momento che li conosciamo tutti, ricaviamo il valore dell'induttanza del solenoide in Henry. Siamo più o meno all'ordine 10 alla meno 3 Henry, cioè 1000 Henry, che è un valore abbastanza ragionevole per un buon solenoide. Facciamo vedere che il risultato effettivamente è il Henry. Ricordiamo infatti che il coefficiente di autoinduzione si calcola con la formula inversa, questo per vedere le sue unità di misura, che sono quindi il Weber, flusso, diviso l'ampere, la corrente elettrica. E questo appunto è il Henry, che possiamo però anche scrivere come Joule su ampere quadrato, dal momento che Weber lo possiamo scrivere Tesla metro quadrato su ampere. Al posto di Tesla scriviamo Newton su ampere metro, semplifichiamo, e quindi rimane Newton per metro Joule diviso ampere quadrato. Effettivamente le unità di misura del calcolo precedente sono proprio queste, infatti Newton per metro, al posto di centimetro abbiamo messo 10 alla meno 2 metri, quindi Newton per metro su ampere quadrato. È questo, Newton per metro su ampere quadrato. La domanda del problema è la FEM autoindotta. Infatti, se noi cambiamo la corrente elettrica che scorre nelle spire di questo solenoide, la modifichiamo noi, perché questo solenoide è sicuramente collegato a un generatore di forza elettromotrice, e con una manopola noi possiamo regolare il valore di questa DP e quindi abbassiamo la corrente elettrica. Allora il solenoide avverte un flusso in diminuzione, un flusso magnetico che cala, e quindi reagisce. Se vede un flusso magnetico che cala, cerca di contrastare questa diminuzione generando una FEM positiva,
cioè cercando di ripristinare quelle linee del campo B che vengono a mancare, e questo lo fa per la legge di Lenz. Sappiamo che la FEM autoindotta infatti ha il segno opposto alla rapidità di variazione del flusso magnetico autoindotto. È la legge di Faraday-Neumann-Henry-Lenz applicata al fenomeno dell'autoinduzione elettromagnetica. Siccome sappiamo che il flusso del campo B è L per I, allora possiamo collegare la FEM autoindotta con la rapidità di variazione della corrente elettrica, cioè la derivata temporale della corrente elettrica. Derivata che matematicamente è il limite del rapporto incrementale per brevissimi intervalli di tempo che tendono a zero. Siccome però il problema non chiede la FEM istantanea che varia istante per istante, ma chiede la FEM autoindotta media, allora possiamo evitare di svolgere questo limite per delta t che tende a zero e quindi prendere semplicemente il rapporto incrementale, quindi sostituire la derivata con il rapporto incrementale senza il passaggio al limite. Quindi basta che noi sostituiamo la derivata con la variazione finita di corrente nel tempo, e noi questi valori li conosciamo perché la variazione di corrente è stata di meno 0,62 A ed è avvenuta in 0,60 secondi. Giustamente il meno si semplificano e torna una FEM autoindotta positiva. È la legge di Lenz: siccome il flusso magnetico sta diminuendo, allora la FEM è positiva e vale circa 0,83 millivolt. Vediamo infine l'unità di misura, che viene volt. Abbiamo due modi per verificarlo, in quanto dobbiamo moltiplicare Henry per ampere su secondo. Due modi, perché Henry lo possiamo scrivere Weber su ampere, come abbiamo visto prima, oppure lo possiamo scrivere Joule su ampere quadrato. Il primo modo è un po' più lungo, infatti semplifichiamo l'ampere, al posto di Weber scriviamo Tesla metro quadrato, al posto di Tesla Newton su ampere metro, semplifichiamo ancora, rimane Newton per metro Joule, diviso ampere secondo, ricordiamo l'ampere è coulomb al secondo, quindi ampere secondo fa coulomb, e quindi Joule su coulomb fa volt. Il secondo modo è un po' più rapido, al posto di Henry mettiamo Joule su ampere quadrato, per ampere diviso secondo si semplifica l'ampere, e quindi rimane Joule, ampere secondo fa coulomb, Joule su coulomb volt.